Allora, 96 euro di merce al DOC. Avevamo un buono da 16 euro e così abbiamo speso 80. Andiamo a vedere che cosa abbiamo comprato. Abbiamo speso questi buoni perché ve l'ho già spiegato in un altro video, anche se io non mi ricordo mai l'entità dei buoni e quanti soldi ci vogliono per accumularli, però continuamente, quindi non è una cosa che c'è solo in alcuni periodi dell'anno, si accumulano i punti. Bene, allora iniziamo con il tofu, soprattutto da quando ci hanno regalato una cosa che è là dietro, non so se dopo man mano che vi faccio vedere salta fuori, ma forse in qualche vlog ne avete già sentito parlare, questo tritatutto Moulinex che ci hanno regalato, quindi facciamo un sacco di cose. E a volte la base è il tofu al naturale della Selex, questa marca proprio che si trova quasi in esclusiva, insomma, diciamo, in alcuni supermercati come appunto qui a Trani il DOC. E poi abbiamo preso queste cotolette della Kyoene che sono buonissime, le troviamo veramente qui gustose e croccante, è vero, in effetti ci piacciono tantissimo. Poi per i nostri sandwich con i quali a volte risolviamo il pranzo, perché quando si lavora da casa in smart working c'è poco tempo per preparare il pranzo, a volte devi fare tutta una tirata fino a sera attaccato al computer, quindi il Mopur delicato, questo affettato vegetale della Felsinio Veg, veramente buono, molto buono. E poi abbiamo preso questi croissant integrali della Selex, sono molto buoni, morbidi, mi ricordo Bologna ultimamente, quelli di Aldi erano cattivi, secchi, qualcosa, non lo so, boh. Invece con questi proprio siamo rinati. A proposito dei sandwich, per prepararli abbiamo preso, ve ne ho già parlato, questo buonissimo pane per farcire cose dolci, salate, calde, fredde, puoi gustarle come vuoi, soffio di grano e di cereali con olio extravergine d'oliva, sono veramente veramente buoni, eccolo. Poi questo li mettiamo qui e poi il gran bauletto rustico che, come sapete, noi lo adoriamo, con farina di segale e semi di girasole, sesamo e lino, fette spesse. Poi se volete qualche prezzo in particolare scrivetelo nei commenti e vi rispondiamo, ok? Abbiamo preso, vogliamo fare il purè, abbiamo le buste pronte di una marca famosa, Fanni, sì. Allora abbiamo preso questo, l'abbiamo preso anche altre volte, questo latte di soia senza zuccheri aggiunti, buonissimo, mezzo litro, quindi pratico. Il solito caffè che stiamo adorando per la nostra macchina in capsule compatibili Nespresso, sempre marchio 6, abbiamo preso questa pasta integrale di semola di grano duro formato, come vedete, orecchiette della Maffei, abbiamo già provato altri formati di questa azienda e lavora molto bene, tra l'altro come vedete oltre che essere integrali sono biologiche queste orecchiette. Abbiamo preso l'insalata russa. Ecco, non stiamo trovando qui a Trani l'insalata russa vegana, dunque la trovavamo forse a marchio, non so se era marchio Coop o forse era della Biffi, magari scrivetelo nei commenti e se c'è qualcuno della Puglia che ci guarda potrebbe dirci magari se da qualche parte nella Puglia la trova l'insalata russa vegana. I pomodorini, andiamo a mettere nelle nostre adorate insalate, questa natura chiama Selex, sempre buoni, sempre profumati questi pomodorini. Sapete che noi siamo vegetariani tendenti al vegano, però c'è qualcuno qui sul canale che non se lo mette in testa e continua a polemizzare. Io sono intollerante alle uova e non allergico, quindi ogni tanto noi le uova le mangiamo, anche perché noi non siamo vegani, appunto, noi siamo vegetariani tendenti al vegano, non siamo vegani. Chissà quante volte lo dovremmo ancora dire, vabbè. Poi, questo pane ha i quattro cereali con semi di lino e girasole, buonissimo, mamma mia. Questo a proposito di uova, quando Massimiliano prepara i suoi finocchi al forno col formaggio
e poi facciamo le uova fritte e mangiamo con questo pane, mamma mia, che è buonissimo. Vabbè. Abbiamo, poi noi non compriamo mai alcolici in casa, beviamo solo acqua oppure tisane in infusione a freddo, ricorderete bene che le prepariamo quasi sempre, soprattutto d'estate, però stavolta così eccezionalmente abbiamo voluto provare questo Gewürztraminer, insomma non è proprio super economico, quindi speriamo che sia buono. Due, a proposito di essere vegetariani e non vegani, due formaggi grattugiati, grana padano della Selex, due confezioni di Emmental a fette, sempre Selex, e poi sempre della Chioena abbiamo preso anche gli hamburger alle melanzane, che buoni, mamma mia, sono veramente buonissimi. Poi abbiamo preso, allora, le sottilette, quelle vere, che solo queste si possono chiamare sottilette, della marca Sottilette, che mi ricordo che quando ero piccolo ero Kraft, poi non so, boh. Comunque, e poi abbiamo preso anche una confezione di fettine di formaggio fuso, quindi l'imitazione della Sottilette, a marchio Selex. Qui c'è un limone, perché io al mattino mi bevo l'acqua bollita, come insegnava Omra Mikhail Ivanov, e io ci aggiungo anche una fettina di limone. Poi abbiamo preso, questo ve l'ho già detto, abbiamo preso due confezioni di grana padano in scaglie da mettere nelle nostre buonissime insalate, eccole qua, ormai le conoscete, le adoriamo, costano pochissimo, devi solo aprirle e consumarle. Per noi, per il pranzo, è veramente una cosa incredibile, veramente pratica. Come vedete, quattro ne abbiamo prese. Abbiamo preso la rucola, sempre Natura chiama Selex, per i nostri sandwich, filiera di qualità controllata. Abbiamo preso dell'uva, eccola qua, che buona l'uva. Abbiamo preso un pesto alla genovese vegano Barilla, e poi abbiamo preso un barattolo di pomodori secchi Selex, e abbiamo preso sempre Selex la maionese vegana, che è davvero buona, 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 veramente tanto buona. Due confezioni di caffè per fare il caffè americano al mattino con la nostra nuova macchina del caffè americano, che l'avete vista, sai, caff, gran crema, ecco qua. Poi una confezione di senape Selex, il sale fino, era finito il sale fino Selex, sempre sale e zucchero, non poteva mancare, no? Nostrano, zucchero grezzo, Italia zuccheri, filiera corta 100% italiana, solo barbabietole coltivate in Italia. Per i patatini, dove sapete che andiamo sempre il giovedì a fare volontariato per questa colonia, abbiamo preso questi croccantini tonno salmone pesce azzurro, e poi abbiamo preso diverse scatolette patè con tonno e salmone. Abbiamo preso due Coca Zero, direi che non ve le avevo ancora fatte vedere. Direi di no. Secondo me abbiamo guardato tutto. Sì. Allora, abbiamo visto tutto. Quindi, ripeto, se volete qualche prezzo, scrivetelo nei commenti, ve lo scriviamo. E se avete domande, se il video vi è piaciuto, fate mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo Svuota la Spesa. Vi saluta anche Massimiliano, che è di là in cuffia, che sta producendo musica. Controllo qualità, patatini, va tutto bene.
Controlli che sia tutto a posto. Sky on your mind.